Ho due sentimenti contrastanti. Da una parte la speranza che questa tragedia possa modificare i sentimenti di questa città, dall'altro la consapevolezza che questa città cambia molto lentamente e che i diritti di tutti e di tutte sono considerati qui ancora dei privilegi. La questione che di continuare l'impegno di Don Roberto è molto rilevante, nel senso che ciascuno deve fare la sua parte. Io penso che i volontari e le volontarie continueranno a portare le colazioni nell'ex portico di San Francesco e continueranno a fare un'opera concreta di assistenza e supporto. Penso però che questa tragedia di oggi debba sollecitare tutte quante noi, tutte e tutti noi, a una maggiore responsabilità nei confronti delle istituzioni, perché quelle che sono veramente assenti sono le istituzioni cittadine. Don Roberto svolgeva un ruolo che era praticamente un ruolo di supplenza a diritti che non venivano rispettati da parte di chi avrebbe dovuto invece occuparsene.